Bene, cari amici, eccoci qua. Finita l'estate, si ricomincia subito con Casa Caffè. Arriva settembre e tu si ricomincia con Casa Caffè. Benvenuti quindi nella nostra casettina. Questa sera partiamo già in due visibili, poi vedremo anche gli ospiti. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo riposati un pochino. E adesso abbiamo cominciato a vedere cosa gira nell'aria di interessante e cosa poteva esserci se non Fashion and Cars. Donne. Giusto perché. Si ricomincia come abbiamo un po' finito, no? Con le belle cose, i begli eventi, soprattutto costellati di bellezza e fascino anche delle auto. E quindi, cosa succederà domenica? Così Allora, domenica lo diciamo in breve, dopo vi facciamo vedere chi abbiamo, eh? si ritorna a Padova con la terza edizione di Fashion and Cars con auto storiche, auto di lusso e modelle. Alla sera poi ci sarà l'edizione del concorso. Qui abbiamo presente in studio la E prima. adesso andiamo a inquadrarli. Oh, finalmente. Perché, allora, auto non ce ne stanno in studio, però modelli sì. Quindi andiamo a vedere subito. Intanto, Allora, bellissime inquadrature. Vedi che il nostro cameraman ha già fatto una scelta. Chi è inquadrata? abbiamo Giulia. Giulia. Giulia è una new entry, ha la prima esperienza in assoluto. Allora, intanto, Quindi. benvenuta Giulia. Grazie di essere qui. E come si dice, beh, insomma, chi ben comincia è a metà dell'opera, no? Sei già pronta a vincere la prima sfilata? Buonasera, io sono Vanessa. Ah, vedi, bravo. Ecco, Perfetto, vedi che. benissimo. A posto. E dopo sospendere l'inquadratura di Paolo. Vabbè, grazie Vanessa. Io se non ho capito perché ti è cambiato, no. Però sei new entry davvero? No, No, è questo il bello. Vanessa è stata la Ecco. prima vincitrice del concorso. Ecco, ma tu cosa guardavi? Non guardavi l'inquadratura. No, è riquadrata Giulia ed è intervenuta Vanessa, questo è stato il piccolo problema della Ah, diretta, ecco, va quindi. bene, va bene, va bene. Allora, Vanessa, a posto. Intanto vabbè, vale comunque l'augurio di fare una bella giornatina nella domenica. Per quello che ti riguarda, adesso è una cosa che fai occasionalmente, ti piacerebbe che diventasse un mestiere? Mi piacerebbe, sì, sarebbe un sogno che si realizza. Anche perché ho iniziato con Paolo appunto a fare le sfilate ed è stata una bellissima esperienza, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere tantissime ragazze, quindi di fare amicizia e anche perché ho preso più sicurezza e autostima in me. Ecco, quindi un po' di coesione ci vuole sempre, no? E uno pensa che magari si facciano i dispetti, invece non è vero. Le ragazze, quelle brave, no? Si aiutano anche fra di loro. Questa è una delle cose che almeno mi hai spiegato tu. Diventano amiche davanti sicuramente, dietro Vabbè. sono amiche ancora, diciamo, di più. Allora, adesso possiamo cambiare e dire il nome giusto? Adesso chi andiamo a Allora, inquadrarti, eh? adesso inquadrati siamo io e Noi, vabbè, Claudio e certo. passiamo a Giulia, che Giulia giustamente è la prima Sì, esperienza di sono le questa prime cosa. esperienze. Oh, Quindi anche per allora questo è un po' benvenuta. timida. Grazie. Allora questa volta vale per te. Ti senti un po' tesa con l'idea di domenica, non questa sera qui, perché qui stasera Sì. siamo fra amici, quindi. Sicuramente un po' tesa, però sono sicura che mi divertirò, che passerò una bella giornata, quindi sono pronta, insomma, non Quindi vedo il l'ora. cuore oltre all'ostacolo e avanti così. Esatto, sì. Bravissima. Vabbè, avevi fatto qualche piccola esperienza? Sei proprio neofita, neofita al 100%? Avevo partecipato ad un'edizione di Miss Mondo a Vabbè, Piovene bello. Rocchette e poi però non ho più fatto nulla. Niente, vabbè. Adesso sto finendo un corso in accademia. Ad ottobre finirò questo corso e poi non so, spero Oh, di entrare in quindi ci si questo studia anche mondo. sopra qui, eh? Sì. Bene, brava, brava, brava. Allora adesso tu. Ti ricordi i nomi dei ragazzi che sono in secondo Ma piano? Sì. certamente. Comincia Allora. con la D, quello che inquadriamo per primo, che nello schermo è a sinistra. Ok? Innanzitutto diciamo che parliamo dello staff di Sebastian Angelo. Hola. Uno staff molto conosciuto a Padova, che in questa edizione si occuperà di tutto quello che riguarda make-up e style. Qui abbiamo in studio il titolare, Diego. Eccolo là, che è inquadratissimo. Sono alle prime armi anch'io. Vabbè, È la come prima televisione. esperienza, è la mia esperienza lavorativa come parrucchiere. Ah sì? No, scherzo. Dicevo, dico, no, forse No, sì. televisivamente magari può succedere, ma nel tuo mestiere deve essere anni che lo fai, no? Figlio d'arte, diciamo che sono dentro i negozi di parrucchiere quando sono nato, perché ho la mamma che sono più di 50 anni che fa la parrucchiera, Beh, allora. e
Beh, insomma, penso che... Perciò sì, di Beh, intanto allora questo cosa vuol dire? Intanto una sicurezza, no? No, soprattutto per noi e per chi e per le ragazze, perché insomma, no? Affidarsi a una certezza di tradizione addirittura è il massimo. E quindi congratulazioni alla scelta, per esempio. È, no? è una doppia sicurezza, perché ho una tradizione di famiglia, ma poi come negozio attualmente, insomma, stiamo portando avanti una tradizione che anche questa è da 50 anni, diciamo, la numero uno a Padova, la più conosciuta, che è la Sebastiano Angelo, che è una realtà che è nata negli anni 60, perciò ha una storicità grandissima, conosciutissima, ma insomma è una certezza anche proprio. Perfetto. Perciò storicità di famiglia, ma anche di lavoro adesso con Angelo, che è qua. Fantastico, presente con me. Fantastico. Hai detto Angelo? Adesso non ero sicuro che sapesse il nome, perciò ho detto. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. Allora, Angelo, visto che avevo indovinato sul nome, devi essere tu di cosa ti occupi? Ma io seguo un po' la parte artistica, gestisco un po' la parte artistica, l'accoglienza dei clienti, anche perché comunque io faccio parte della storia di Sebastiano Angelo, perché essendo Sebastiano Angelo, io sono Angelo, io ho preso da Sebastian, insieme a lui, che ha iniziato 50 anni fa, io poi l'ho presa e l'ho portata fino a che è arrivato anche Diego, per cui ho affiancato questa realtà, l'abbiamo mantenuta viva. E io pure, insomma, sono neofita anch'io, sono solo 38 anni che faccio questo mestiere. Ah, sì, dai. Tra Roma, Cortina, Porto Rotondo, per cui insomma una bella esperienza, e chiaramente Padova, dove Sebastian è il capostipite di tutto, e insieme a Diego stiamo proseguendo questa avventura bella, emozionante, che ogni giorno ci emoziona, non ci stanca mai. Mi stanco solo quando non lavoro, per cui poi le sue novità, insomma, ha portato una freschezza, una novità entusiasmante, una capacità che devo dire è forte, per cui abbiamo iniziato una nuova bella avventura per proseguire ancora la tradizione cinquantenaria di Sebastiano Angelo. Ecco, poi io volevo citare, anche che non è presente in studio, però è il coordinatore di tutte le acconciature e tutto il make up delle ragazze. E parliamo di? Parliamo di Andrea. È il nome giusto? Andrea, sì. È il nostro maestro delle acconciature. Benissimo. Ecco, io intanto vi ricordo 349-06-34-349, il messaggio SMS o WhatsApp arriva direttamente qui, 349-06-34-349. Come al solito per i nuovi modelli di privacy, io vi dico già che se anche lo firmate, firmatelo col nome, non il cognome, comunque il cognome non lo leggo, e che i messaggi una volta letti poi verranno distrutti subito, quindi siamo a posto, non ci restano tracce. Questo perché, come si dice, ormai regole nuove, noi diamo subito corso alle nuove regole, garantendo quelli che sono i dati, che non ci sarà nessun archivio di dati, gli SMS vanno via, fine della trasmissione. Ecco, questo per cominciare. Allora, un'altra, io ricomincerei però a fare domande alle ragazze, perché questa è una cosa piuttosto importante. Allora, a parte l'ambito diciamo del piacere di sfilare, il pubblico, perché uno fa la sua cosa, però c'è il pubblico, no? Molto spesso non lo vedi, perché se sei nel fascio di luce, sì e no che vedi il pubblico, però lo senti, no? Allora, qualche volta i commenti, parlo con te perché hai già fatto esperienza, lei non posso fare questa domanda perché non può sapere come sono i commentatori, no? Allora, ci sono due tipi di commentatori, i commentatori positivi, quindi che incitano la ragazza che sta sfilando, oppure ci sono i commentatori criticoni che fanno appunto dei commenti sgradevoli che magari possono far chiudere la ragazza in se stessa e crearle un disturbo interiore. Ci sono il terzo modello che... nomino solo io perché ovviamente lei non li può neanche sentire, sono quelli che fanno gli apprezzamenti sempre a livello, diciamo, parasessuale o comunque sulle forme, queste cose qua che hanno delle terminologie un po' strane, e quelli sono i peggiori ancora, perché sono quelli che proprio pare che guardino solo per quello. Ecco. Allora, intanto vi ricordo che nell'incontro in Prato della Valle ci sarà parecchio spazio, ovviamente, poi durante la sfilata ci sarà anche ampio spazio, però
Chi ha voglia di dire sciocchezze, ecco, magari le dica all'aperto in Prato la Valle, anche distante dalle ragazze. Poi invece quando è il momento delle sfilate ci devono essere gli applausi, ci vogliono gli incitamenti, ma quelli seri, sereni, come dobbiamo essere un po' tutti quanti noi, no? Ecco, questo è un invito che farei alle persone, perché insomma è bello vedere una sfilata, però prendiamola per quello che è, quindi deve essere una cosa da vedere, non commentare. Il commentatore lo facciamo noi adesso, lo farà qualche, ci sarà lo speaker della serata, ma non tutti, non devono commentare tutti. Invece tu la devi affrontare questa situazione, sì. No? Quindi adesso immagini che li vedrai, ti dico già io che facilmente non vedi tanta gente, ne vedi pochi, uh-huh. E quelli un po' più a bordo pista, quelli un po' illuminati, eccetera, perché di solito nel momento in cui sfilerai tu, come sempre, le luci sono condensate al centro della passerella. Però, però io ti darei un consiglio, ascolta poco, però gli applausi sì. Ecco, questi, come la vedi? Così, ti sei preparata a questa... questa sì, possibilità. Sì, però penso che per quanto ci si possa preparare, poi il momento in cui si sfila e si è al centro dell'attenzione è completamente diverso da come ce lo si immagina. E, ho visto nell'unica esperienza che ho fatto che appunto per quanto mi preparo dietro le quinte dicendomi di stare tranquilla, che non succede niente, eccetera, poi quando sono nel palco comunque... E l'ansia anche involontaria, l'agitazione esce e si fa vedere, insomma. Però penso sia normale le prime esperienze comportarsi un po' così, ci si fa un po' l'abitudine più avanti, insomma. Ecco. Adesso noi non parliamo con gli altri perché in questo momento stiamo sistemando un po' un microfono, quindi continuiamo a parlare con le ragazze. Tu cosa vorresti chiedere? Allora io do uno spunto a Giulia, perché per magari esempio. In questo momento si sente molto insicura. Qua abbiamo il primo esempio qua in studio, di Vanessa, una ragazza trovata quasi per caso e ha vinto il concorso subito. Però è che presto si fa. E comunque è un concorso che porta fortuna, perché prima giustamente Giulia ha citato che lei ha partecipato a una selezione di Miss Mondo, abbiamo avuto una ragazza che la prima volta ha sfilato in questo concorso, quest'anno ha fatto la finale vincendo anche la fascia, quindi porta anche fortuna, porta bene iniziare con Miss Fashion in casa. Poi abbiamo avuto anche altri esempi, fra l'altro, perché la stessa Vei Lin, per esempio. Sì, parlavo proprio di Vei Vei. Esatto, che, infatti, allora, che salutiamo, peccato che non possa essere stata qui con noi stasera, ma ci sarà sicuramente alla prossima occasione, perché veramente è bello vedere una ragazza, fra l'altro, molto timida, diciamolo, che è molto, molto riservata, timida, riservata, eppure poi, ed ecco questo qua deve essere un bel consiglio che vale per te, con la serenità proprio compassata, dopo ha fatto la sua bella carriera, senza problemi. Quindi è proprio questione di un attimo di serenità e stare lì. Anzi, la prima volta ho dovuto parlare un'ora per tranquillizzarla a salire in passerella, quindi, perché dopo sono tutte brave, però agli inizi serve anche un po' spensieratezza per fare queste cose qua. Io dico alle ragazze che dovete divertirvi per fare questa cosa, è fondamentale, perché se uno non si diverte in qualunque cosa fa non andrà mai avanti. Questa è proprio la base in assoluto per chi sta iniziando a fare le passerelle. Bene, hai qualche domanda invece per i ragazzi? Che adesso così proviamo, che hanno sistemato anche la parte, sì, microfonica. Allora, beh, visto che abbiamo i ragazzi che sono esperti del settore, qua parliamo di auto storiche e parliamo di auto di lusso, che le vedremo domenica al Prato della Valle, le vedremo anche davanti al negozio dove ci sarà la partenza alle 3 del pomeriggio. E direi, ragazzi, l'ispirazione, io la vedo più sullo storico, per le auto storiche. Abbiamo già delle immagini delle scorse edizioni, però qui siamo in Prato della Valle, si, esatto, vede benissimo che siamo in Prato della Valle. Ecco, vediamo anche qualche bel modello di auto storica, no? Sì, quindi, qua parliamo di un modello, un MBA, ce ne sono 12 esemplari fatto da un carrozziere, quindi parliamo di macchine anche molto rare in alcuni casi. Poi vediamo sullo sfondo anche la Jaguar C, che ha vinto le 24 ore di Le Mans nel 53. Quindi sono pezzi che per i collezionisti... Ecco, tu volevi chiedere ai ragazzi se fanno trucco e parrucco anche le macchine, no, vero? No, non fate anche. Però posso dire una cosa. Vai. È molto, molto legato questo aspetto. Cioè, noi anche attraverso gli oggetti prendiamo spunto per delle forme. Le auto d'epoca sono uno degli spunti più visti anche da noi come
l'idea, le forme, le rotondità o le quadrature. Noi guardiamo per esempio anche il fanale rotondo particolare delle vecchie Porsche, per esempio, che è una macchina che ha ispirato molto alcune nostre pettinature. La Porsche... Qui si può arrivare, cioè, si può arrivare al punto di studiare la pettinatura adatta alla macchina. Esattamente, perché la forma della carrozzeria, proprio della macchina, che è una, in fondo le macchine sono un po' come le donne, sono sexy. Vabbè, questo sicuramente. Hanno delle linee che ti fanno innamorare. Come ti fa innamorare una donna, nella sua linea, nella sua bellezza, anche la macchina. Abbiamo fatto pazzie per donne e motori, se mi pare storica la cosa, insomma. Per cui la macchina è una grande ispiratrice anche per i nostri lavori, assolutamente. Questa mi era sfuggita, è proprio l'idea di... Quindi a voi interessa sapere prima l'abbinamento modella-macchina, in modo da poter andare con serenità a prepararla per quel modello. Ci aiuta molto. Oddio, è chiaro che con gli anni, con l'esperienza... Le percezioni le hai anche senza più il soggetto, perché l'esperienza, cos'è il bello? Insomma, in fondo essere grandi, non dico anziani, ma grandi, qualcosa di buono porta, no? Certo. Quindi possiamo dire qualcosa noi, giusto? Ecco, come, ma fai benissimo a dirlo. Sai, giustamente conosci molto la vita e hai giustamente la trasmetti. Anche noi abbiamo questa... Però, proprio ma questa non pensavo di arrivare addirittura a... Bravissimi, perché insomma, è una ragione in più. Allora, per dare ancora... O per osservare meglio, no? Perché uno è distinto. Prima si guardano le ragazze e poi si guarda la macchina. Ma guardarle insieme, le cose, forse è un punto di vista che la gente fa un po' meno. Se tu pensi che quando, non so, gli artisti trovano spunto dalla vita. L'artista, l'attore, chi recita, che... comico, e anche noi abbiamo bisogno della vita, degli aspetti quotidiani della vita per ispirarci. A parte che noi abbiamo una grande fortuna, che noi abbiamo le donne che sono portatrici di tanta cultura, di tante emozioni, se le sai ascoltare, se sei sereno, se le vivi con serenità, ti portano già loro tanto, ti portano il mondo in un negozio. Soprattutto noi che abbiamo un salone che è il più grande a Padova, che è... In questo momento l'abbiamo anche trasformato e reso ancora più bello, perché da come ci stanno, grazie al successo che sta ottenendo da pochi giorni che abbiamo aperto, ci stanno confermando che abbiamo creato qualcosa di meraviglioso, perché abbiamo la fila di gente davanti che guarda questa meraviglia di negozio. E questa è però un'ispirazione, anche quella del negozio è un'ispirazione attraverso le macchine, le donne. Siamo fortunati in questo, perché abbiamo chi ci porta il mondo in casa. Ecco, intanto grazie, non era firmato, comunque chi ci ha detto finalmente è veramente si dice di cominciare in bellezza, perché giustamente abbiamo ricominciato in bellezza il ciclo autunno-inverno di Casa Caffè, quindi sì, grazie, è una bella constatazione e ci stava, sì, ci stava. Ecco, uno dei motivi che mi ha spinto a cercare una collaborazione col team di Sebastian, perché anche con le auto della manifestazione parliamo di auto particolari, non sono auto di grande serie. Parliamo spesso di modelli molto limitati come numeri, e anche lo stile che rappresenta Sebastian, io ho visto nelle loro acconciature passando anche in negozio, che in molti casi fanno cose molto particolari, quasi uniche, diciamo. Io su questo volevo fare un appunto. Noi quando Paolo ce l'ha presentato come progetto l'abbiamo accolto subito, perché si sposava molto con la nostra filosofia. Cioè, con Angelo e la Sebastian Angelo come filosofia abbiamo proprio la ricerca della semplicità, ma una cosa che è sempre elegante, che non ha tempo, e infatti anche le conciature che facciamo alle ragazze per questa manifestazione sono conciature che hanno già calcato la TV, il cinema, sono conciature semplici ma assolutamente non banali, e che hanno una storicità, c'erano vent'anni fa e non passeranno mai di moda, un po' come le macchine di questa manifestazione, che sono storiche ma non passano mai, non hanno un'età, anzi più passa il tempo più prendono l'importanza. La stessa cosa l'abbiamo fatta per le acconciature, ci sono anche state pensate in questa visione qua le acconciature, che rispecchia un po' quello che noi facciamo tutti i giorni, come diceva Paolo in salone, perciò cose sempre eleganti ma senza tempo. Ecco, ecco, adesso ti arriva un altro gelato, caro mio, e credi te, provo subito, che così siamo felici. Ti ringraziamo, forse di cambiare gelato. Sì, perché le ragazze non si poteva dare al gelato, se no, la dieta non va bene il gelato. Dopo la sfilata si può fare, ma non sicuramente non prima, no? Ecco, va bene, amiamo scherzare anche su questo, no? Perché se si chiama così, quando dare il microfono gelato lo chiamano e noi così lo chiamiamo.
divertirsi, sia qua che nel lavoro, sempre divertirsi un pochino. Bravissimo. E anche se c'è un contrattempo, riderci sopra, perché non sembra, ma così lo superi più facilmente, perché guai se cominci a dire mamma mia, succede. Io sostengo sempre una cosa: se un problema è irrisolvibile, che problema c'è? Non c'è un problema. Non c'è. Se un problema è irrisolvibile, tranquilli che si risolve. Bravissimo. È solo questione di tempo. Assolutamente. Bravissimo. Allora, torniamo sulle ragazze un attimino. Allora, adesso arrivare a questo ci si arriva, cosa? Ma da bambina, tu lo sognavi già di fare una cosa così? O era una cosa, perché adesso i ragazzi quando sono giovani di solito appena vedono i film con qualcosa, allora già si immedesimano, no? Nei cowboys, nei piloti, adesso i film di adesso ovviamente sono tutti supereroi, eccetera, eccetera. Però nel gioco delle bambole sicuramente si usa ancora da bambini usare le bambole, sì, ecco, benissimo. Allora il fatto di agghindare la bambolina, queste cose qua, porta anche a aver voglia di vedere, magari vedi qualche sfilata di te, vorrei fare anche, ti è venuto subito questo pensiero? Diciamo che ho sempre avuto un grandissimo interesse per la moda, grazie appunto a mia nonna che mi ha trasmesso questo interesse. E già da bambina con le Barbie mi piaceva un sacco creare i vestiti, tagliarle i capelli. Quindi ho sempre avuto un interesse, diciamo, per il settore della moda. Poi più avanti, tramite i film e i video, appunto, mi è nata questa passione. Insomma, questo vuol dire che c'è, quando c'è la voglia, allora se uno insiste, ci studia sopra, se persegue il risultato finché ce la fa. Ci vuole tanta forza di volontà. Anche tu vedo che insomma hai cominciato, ci studi eccetera eccetera, sì. È ripartita anche tu o magari da piccolina volevi fare il meccanico? No, può capitare. Non mi ricordo esattamente che cosa volevo fare da piccolina, però è un'ammirazione più che una passione che è nata dopo, quando ho cominciato ad essere un po' più grande e ad ammirare, che ancora oggi lo faccio, le ragazze belle, diciamo, oggettivamente belle. Per esempio, se passa qualcuno per strada, una ragazza per strada, ed è oggettivamente bella, io mi fermo a guardarla e desidero, insomma, di capire essere, un po' che... Sì. Beh. E quindi è nata dopo, appunto. Giulia, chi potrebbe essere tra le modelle famose un tuo modello da arrivare? Un modello di modella. Ecco, anche se so che sarà già impossibile, mi piacciono le due sorelle Hadid, Gigi e Bella, più Gigi forse. Ah, quindi andiamo già su delle modelle anche molto sofisticate. Sì. Quindi... Anche... E per te? Candice Swanepoel, che è una modella di Victoria's Secret, e Adriana Lima. Però adesso io ho sempre... Vabbè, noi siamo anche partiti in altri anni a fare altre cose. Quando, per esempio, mi sono messo con un microfono davanti, erano le prime radio private, quindi non c'erano modelli, no? Perché c'era solamente guardare la Rai e ascoltare quella, non c'era un modello. E quindi, quando parti per primo, di solito non hai modelli. Però la voglia di essere comunque, no? Un po' se stessa, perché uno dice, vabbè, mi piace quella come fa, gli posso carpire magari l'andatura, cercare di vedere se ha degli atteggiamenti, però di fatto che non ho sia, uno deve metterci il suo, c'è poco da fare, o sbaglio? Sì, assomigliare ad un personaggio. Diventare tu un modello per qualcuno. Sì, dobbiamo avere anche una certa personalità, perché possiamo appunto prendere esempio, ma dobbiamo sempre metterci del nostro, altrimenti non siamo noi. Altrimenti sembra che vai a scimmiottare, scimmiottando, ora o sbaglio, anche è qui. Vero. Quindi è vedere, vero. Ammirare, complimentarsi. Prendere spunto magari. Ecco, una delle cose che per esempio funziona poco è che, soprattutto per le persone giovani, che quando sbagliano sono parole che volano sempre e quando fai qualcosa di buono i complimenti anche no. Vi risulta? Sì. Come mai succede questa cosa? Perché la gente fa questa distinzione? Cioè, se tu dici una bella donna, anch'io mi fermo a guardarla, che lo facciano gli uomini potrebbe essere naturale. Dopo, di solito hanno anche dei pensieri ben diversi dai tuoi, tu la ammiri e cerchi di vederne qual è la sua vera bellezza. Ma gli uomini poi passano mente altre cose, ma queste lo sappiamo, no? Però anche la prima parte, cioè quella di ammirazione c'è anche nel mondo, sicuramente. La prima parte c'è, tu ti fermi là, qualcuno va oltre. Però...
essere un modello ed essere qualcuno senza scimmiotare è fondamentale. E quindi avere subito un'idea, no? Qualcosa che ti contraddistingua. Sì, diciamo che penso che questa cosa che contraddistingue venga fuori con il tempo e in modo naturale, nel senso che nessuno la deve cercare, esce o trasparisce da un comportamento, un modo di essere e poi viene preso come ispirazione o comunque come descrizione per associata a questa persona. Ecco, comunque, a parte gli scherzi, è capitato anche a te di parole, se capita, prenderne sì, ma complimenti pochi? Sì. Perché qua bisogna che qualcuno cambi la sfera, perché, soprattutto agli adulti, perché è giusto riconoscere una cosa fatta bene, anche se uno l'ha fatta perché doveva farla, se è fatta bene va detto. Voi ragazzi cosa ne dite? Perché sono d'accordo. L'avete notato che c'è questo mi è capitato, soprattutto nei mi è giovani? Capitato, avendo fatto altre manifestazioni negli anni passati, di avere in effetti più le grida, non solo stilista, per esempio si parlava di vestiti, mi è capitato anche in una manifestazione in Piazza di Spagna, dove in realtà non c'era un grazie per nessuno, c'era solo isterismo. Infatti per quello io poi molte ho evitato di farle, perché non era più divertente, perché come dice giustamente tu, non c'era un grazie, sembrava, in fondo è quasi normale, è scontato che tu faccia il tuo dovere, no? Certo, però... Non è scontato che tu lo sbagli, per cui di conseguenza se tu lo sbagli io mi arrabbio. Ma se faccio giusto? Ma è scontato che tu lo faccia giusto. Questa è un po' una brutta abitudine che è abbiamo. È una brutta abitudine. È brutta, assolutamente. Però purtroppo è così. Ma se andiamo a vedere chi è che sbaglia di più alla fine, chi cerca di fare qualcosa di nuovo. Chi copia sempre sbaglia meno, però chi fa qualcosa di nuovo ha anche altre soddisfazioni. Ma l'artista, per esempio, prima che venga riconosciuto artista, spesso è deriso, perché non è fuori dalle righe, non è normale. E invece noi che amiamo questo come nel nostro mestiere, l'artista per noi... è un gioco, bisogna lasciarlo fare, ok, è un po' scavezzacollo, ma non importa, però è crea, però ha delle qualità, quindi l'artista lo devi sopportare e digli bravo ogni tanto. No, allora, può succedere giustamente nell'ambito di una manifestazione, chi è responsabile, chi vorrebbe che uscisse come vuole lui e spera che venga interpretato, perché puoi solo dirle a parole certe cose, qualcun altro però dovrà fare dei movimenti in base alle tue parole, quindi tu sicuramente speri che venga al massimo, che tenga la testa così, quindi sicuramente si può arrivare anche all'isterismo, perché quando c'è in ballo di fare una bella figura o meno, soprattutto sui prodotti e chi li vuole lanciare, sicuramente può succedere. Però di fatto poi finisce la manifestazione, no? Adesso ne parliamo con Diego. Quando finisce la manifestazione, allora, come nei più classici filmetti americani, il famoso ottimo lavoro, si potrebbe dire o no? O perché siccome è finita, proprio questo se ne esce, e invece no. Lì allora si raduna tutti e dice, ragazzi, con tutti i difetti comunque è stato un ottimo lavoro. Ci vorrebbe tanto a dirlo, è così difficile. Credo che una parola chiave in assoluto sia meritocrazia. È una cosa che noi utilizziamo nel nostro lavoro, nel nostro salone. Chi fa è ovvio che ha più possibilità di sbagliare, però guardiamo prima di tutto l'impegno che una persona ci mette, gli obiettivi che raggiunge, e un bravo e complimenti ci stanno per chi si impegna. Cioè ci arrabbiamo meno per uno che si è impegnato tantissimo e magari non ha sbagliato qualcosa, ma perché era impossibile fare diversamente, piuttosto che uno che non fa niente, non si impegna, sbaglia. Perciò la parola chiave è la meritocrazia, insomma, assolutamente. Infatti io difficilmente riproverò una ragazza perché sbaglia qualcosa, mentre mi arrabbio moltissimo e le vedo già anche sorridere, chi mi conosce un po' meglio, quando non ci mettono l'impegno in quello che fanno. Perché se non ci metti l'impegno in qualunque cosa che fai, non andrai mai da nessuna parte. No, io credo che... noi quando vediamo qualcuno che non si impegna, la prima cosa che dopo due o tre volte che lo riprendiamo, la prima cosa che pensiamo è: ma ti piace quello che fai o no? Perché se ti piace è inevitabile che tu lo faccia con impegno. Se dopo tre o quattro volte che non lo fai bene, la prima cosa che chiediamo è: ti piace o no farlo? Perché alla fin fine quello è il succo del discorso.
Cambiando un po' il tema, visto che abbiamo qua delle ragazze... Allora, scusami, chiudo con i commenti a questa cosa qua. Due messaggi, uno dice, i complimenti andrebbero fatti sempre, questo sono d'accordo. La domanda era per voi, visto che sicuramente avete il personale, li fate qualche volta i complimenti ai vostri? Sempre, quando è necessario, cioè quando è giusto, sempre, perfetto. Assolutamente. Ci teniamo perché sono curiosità, che, però... mi fanno capire che intanto che il problema da qualche parte esiste, ma c'è nella scuola, c'è mica solo nel loro lavoro, c'è mica solo in mezzo alle modelle, in tutto, cioè dall'officina fino allo studio medico, c'è sempre qualcuno che lavora tanto, giù la testa sempre, parole tante, complimenti mai. Claudio, posso dire uno degli esempi per capire se in un luogo le persone sono trattate bene o sono rispettate? Io abbiamo delle ragazze che sono 24 anni che lavorano con noi. E sono felicissime. Ci sono dei posti dove arriva magari un personaggio nuovo a gestire, a un certo punto si incominciano a licenziare in 3, 4, 5, dopo... Allora, qual è il motivo? Vuol dire che non gli ha detto bravo, vuol dire che non lo hai rispettato. Perché le persone, se le rispetti, ti vogliono bene. E lavorano volentieri. Assolutamente, se vuoi tenere il massimo da una persona, soprattutto nel nostro mestiere, dove devi creare, devi volerti bene. Arrabbiarti, essere un padre... essere severo, litigare anche perché ci tieni, perché se non ti interessa di una persona neanche ci litighi. Cioè, certo. Ciao, arrivederci, non parli. Sì, se c'è da appianare un altro modo di vedere, perché può succedere che anche un dipendente gli dica scusa, secondo me io farei così. No, poi dici no, ascolta, fidati, però magari glielo spieghi. Allora se glielo spieghi, guarda, sì, potrebbe essere una buona idea, però per questa persona è meglio fare. L'importante è non parlare, è comunicare. Bravo. E non è solo parlare che serve, non comunichi parlando. Sì, molto più spesso basta vedere, e infatti ecco nell'accoglienza vedi dove la gente sta bene e come lo vedi subito dall'accoglienza, perché se in qualsiasi attività, che va dall'ente pubblico fino al privato, se quando arrivi vieni accolto da un sorriso, ma quelli veri, no, quelli stereotipati che sono messi là così per finta, allora vuol dire che è un ambiente sereno. Se l'ambiente è sereno, la gente... lavoro è probabilmente anche chi dà le direttive, chi ha la responsabilità del personale di quello che deve fare, li tratta in quel modo giusto, che è quello di dire come si fa, perché te lo dico io, e tu lo devi fare. Però se lo fai bene, congratulations. Volerli bene, rispettarli, esatto. Basta quello. Sì, sì, è più facile, è quasi più facile del previsto. È che non è per tutti, giustamente. Infatti quando parlavo io prima di rimprovero, non era un rimprovero. È uno sprono a impegnarsi a fare qualcosa, perché magari bisogna fare scattare quella molla iniziale, perché molte ragazze magari che all'inizio vedono tutto facile queste cose qua, la prima difficoltà, poi si abbattono, invece magari basta spronare un pochino, poi cambia tutto, insomma. Allora, vi è mai capitato qualcuno che abbia detto, ehi ragazzi, forza, su, su, muoversi, perché so, sì, sì. Sì. Con Paolo. Anche, no, vabbè, ma a parte in queste esperienze comunque... che sono, insomma, la vita è un po' diversa, no? Anche c'è lo studio, tutte queste cose, sì. Qua. A proposito, studiamo anche, facciamo cosa, sì. Cosa facciamo? Sì, sì, faccio liceo artistico a Castelfranco Veneto. Perfetto. L'ultimo anno. Io ho sempre detto, prima la scuola. Perché? Perché la bellezza passa e il titolo di studio no. Quindi nel momento in cui non ti supporta più la bellezza, perché la carriera non è infinita ovviamente per chi vuole utilizzare il fisico per sfilare, non è infinito. Però se nel frattempo hai raggiunto un titolo di studio e quindi hai già messo, pianificato quello che sarà la tua vita successiva al momento del successo, ecco che sicuramente si fa tanto di meglio, no? Ed è una cosa direi fondamentale. Quindi prima quello, dopo certo che fa piacere fare il resto, però... la parte iniziale è sempre anche tu sì, stai studiando, sì. Quindi... Sì, io frequento a settembre l'ultimo anno di economia aziendale, vedi. Dopodiché l'anno prossimo spero di laurearmi, insomma, e di intraprendere anche una laurea magistrale per completare il tutto. Bravissima, perché lì dopo sei sicura che la tua vita va avanti tanto. Mm-hmm. Ecco, perché purtroppo... A molte ragazze è successo, no? Uno si monta la testa perché ho fatto questo o quello, crede di poter, ma la vita è tanto più lunga di quello che è la possibilità, no? E poi voi, anche voi, adesso, le acconciature. Noi studiamo sempre.
in base all'età, no? No, no, noi studiamo di continuo perché è un lavoro in evoluzione, perciò ogni anno ci aggiorniamo sempre, nuove mode, nuove tendenze, nuove tecniche per noi ma anche per darle ai clienti, perciò in realtà studiamo sempre anche noi, un po' meno di loro magari, ma sempre. Adesso io faccio la domanda sempre sulle impressioni, no? Io ricordo che un po' da sempre ho sempre visto le ragazze giovani con i capelli lunghi, poi dopo che scatta una certa età, allora viene fuori quella che io intendo, la famosa pettinatura da sioretta, il termine un po' dialettale, ma... Non le facciamo noi, quelle. Voi non le fate quelle. Da sioretta, no. Eleganti, sì, ma da sioretta. Bravo. Però c'è un motivo pratico, perché a una certa età, dopo un tot, ci vuole tempo e pazienza per gestire i capelli lunghi, per asciugarli, curarli, quando eccetera. Quando non ne hai più... Quando non ce la fai più e non hai più tempo, soprattutto inizi a tagliarli un po' alla volta e ti accorgi che sono comodi e poi arrivi alla pettinatura mia, che è la più comoda di tutte in assoluto. Allora, qui il messaggio è un po' più lungo, devo leggerlo perché non posso impararlo a memoria. Complimenti per la trasmissione, vedere ancora dei grandi professionisti che anche se hanno tanti anni in questo mestiere ed hanno ancora questo entusiasmo è da pochi. Se è possibile... Chiede dove si trova la sede di questi professionisti e qui è un'amica, Luisa, di Montebelluna. Si trova in via Martiri della Libertà, in centro a Padova. Perché da Montebelluna è più comodo è quello di Padova. Ma guardi, allora, intanto noi abbiamo clienti che vengono da tutte parti del Veneto, noi abbiamo anche, io ho delle clienti, dei clienti amici che sono diventati amici ormai, che vengono da Vienna. Ogni due mesi si fanno il viaggio a Padova, si fanno un giorno qua, vanno a Venezia, vanno a Sottomarina, siccome sono innamorati anche della, da Montebelluna vengono giù facilmente. Da Montebelluna il treno ci mette 20 minuti, che ci vuole? Sì, sì. Guarda, 30 minuti, quello che è. Ma noi abbiamo, io ho clienti che vengono da Castelfranco, da Treviso, da noi, cioè nel senso noi abbiamo, ecco, Luisa. Da Rovigo, da Vicenza, da Verona. Quando si innamorano del tuo entusiasmo, della tua volere bene loro, a loro e seguirle in un certo modo, vai mai a mangiarti qualcosa, fai anche 50 km per andare a mangiare in un posto dove mangi bene? Certo. Mi trattano bene, mangio bene, spendo il giusto e io me li faccio 50 km per andarmi a mangiare quel magari buon cose piatto. Che vicino a casa non ci sono, perché ci sono dei piatti che devi andare a cercare giusto nei luoghi dove li fanno. Quindi siamo sempre nello stesso situazione. Congratulazioni, noi le abbiamo passate subito, hai visto? E quindi vabbè, congratulazioni due volte, allora, no? Perché la passione la trasmettete anche, l'avete trasmessa anche qui davanti al televisore, che non è facile. Questo entusiasmo per il vostro mestiere non è facile che sia così percepibile al di là bisogna essere innamorati di quello che fai. Bravissimo. Siamo stati anche fortunati, perché abbiamo vissuto sempre in situazioni meravigliose, ambienti fantastici, io molto, poi tra l'altro perché ho girato tutta l'Italia lavorando, e poi soprattutto a Cortina, dove la crema italica, cioè proprio voglio dire, arrivava, per cui sei cresciuto in mezzo a delle persone che ti hanno dato tantissimo, tuttora sono diventati anche cari amici, quando vengono a Padova vengono a trovarmi. Benissimo. Per cui insomma è una cosa. Allora, parliamo dei sogni nel cassetto? Perché allora il fatto di fare una sfilata, farne 10, farne 100 è bellissimo, però questo ti può portare a un mondo anche diverso, perché quando sei nello spettacolo se notano la bellezza, una certa disinvoltura nel muoversi, magari poi apprezzano magari anche il timbro di voce, qualcuno vuole dire scusa, ma perché non vieni a fare un po' di teatro, scusa, perché non vieni a girare qualcosa in un film, potrebbe essere? Cosa ci potrebbe essere nel tuo cassettino di così un desiderietto che se fosse anche attinente invece alle sfilate, per carità, perché c'è sempre la possibilità che sia questo o anche qualcos'altro. Beh, come appunto dicevo prima, il primissimo sogno sarebbe quello di frequentare la Polimoda, che è appunto la scuola di moda a Firenze, e se ci sarà la possibilità di recitare in qualche film o fare anche una piccola parte, perché no? E tu? Insomma, tu intanto il sogno del cassetto, che non è né un sogno e fra poco si avvera, tra breve il tempo di farlo è la laurea, sì. E questa è già una gran bella cosa che ci sia quello, mm-hmm. È già una gran bella cosa, però a livello artistico, se ci dovesse essere un qualcosina, cosa potrebbe essere? In quale campo?
Mi piacerebbe molto lavorare nel campo della fotografia. Dietro però, dietro la macchina davanti, da presa o davanti? Davanti alla fotocamera, sì. Quindi fotomodella? Sì. Perché io quando mi sono dilettato di fotografia, le prime cose che ho sempre detto sono state che la macchina fotografica distingue il mondo in due parti, i belli davanti e i brutti dietro. Perché questa era evidente. Infatti no? Noi stiamo dietro, no? Noi siamo dietro infatti. Beh, io come fotografo sì. No, ma qua vedi, adesso li belli davanti e i brutti dietro. Voi siete anche dietro. Adesso abbiamo, alla fine invece parliamo che quando ci sono sfilate c'è anche la giuria. Benvenuta Ioli, grazie di essere qui con noi. Allora, si ricomincia anche con la parte giuria. Beh, è una parte piacevole anche. Adesso qui abbiamo già una neofita e quindi sarà quella forse più tesa, no? Ho una giuria un po' severa, però dai. Diglielo subito. Anche perché le donne in giuria solitamente sono molto più severe di quello riguardo agli uomini. Dici. E questo è un motivo che io metto sempre almeno un paio di donne in giuria. Perché siano? Ma dici che siamo così cattive? No, no, non cioè, cattive, diciamo che più severe, più l'uomo no, invece è più... Non è neanche, forse se più severe, diciamo che guardiamo dei particolari, mentre l'uomo magari potrebbe essere attirato e accattivato da qualche altra cosa. Cioè noi guardiamo anche comunque lo sguardo, cioè io penso che tante volte che con Paolo le ragazze dovrebbero proprio essere più sorridenti, ecco, questo manca a volte nella sfilata perché cioè, immagino che l'imbarazzo, che non sia una cosa facile, cioè non è neanche per noi sicuramente come quando ci si trova così in televisione, esatto. Però insomma secondo me loro proprio la spontaneità è la cosa che a volte apprezzi. Allora il sorriso, siamo d'accordo? Il sorriso secondo me sì, cioè guadagna proprio, fa guadagnare secondo me molto, poi anche comunque quando si va, guardare in faccia proprio le persone, perché vedere questi sguardi così persi, cioè ci sembra, mi dà la sensazione che emanino quel calore che deve dare anche una persona, perché cioè oltretutto queste sono sfilate insomma, sicuramente per iniziare una passerella, però che devono anche comunque trasmettere qualcosa, perché non siamo cioè, quelle bambolette messe in televisione, quindi cioè, a volte ho visto che mi è capitato insomma, spesso di fare la giuria, che a volte cioè, proprio si tolgono anche dei piccoli difetti quando veramente una ragazza cioè, esce con questo bel sorriso che dici beh, è qualcosa anche che butta da dentro. Perché il giurato non è un nemico. Eh no, e comunque, è qualcosa da conquistare. Da conquistare, me. Esattamente. Allora, lo diciamo perché ne abbiamo anche discusso quando ci siamo trovati insieme in giuria con Ioli ed è questa la ragione per cui ho voluto richiamare, okay. prima che inizi la sequenza delle passerelle che una fa, è bene ricordare che il sorriso sempre... Infatti, uno dei dettagli che io spiego sempre alle ragazze, perché anche le passerelle si dividono in due cose. Cioè, sono i concorsi delle Miss dove le ragazze sono le protagoniste, mentre poi sono le passerelle dove le ragazze non sono più le protagoniste, sono il complemento, il protagonista diventa l'abito, diventa l'accessorio, diventa l'occhiale, o l'acconciatura magari in caso di una sfilata di hairstyle, e sono due cose separate. Mentre su una devono essere neutre, io lo dico sempre alle ragazze, quando fate un concorso, sorridete, sicurezza, guardare le persone negli occhi, questo porta molti punteggi. E chi lo applica abbiamo visto che alla fine anche più risultati. Ecco, ha fatto bene anche a specificare, perché giustamente quando una sfila per sé, automaticamente deve valorizzarsi. Quando invece è il vestito che va valorizzato, e restare un po' più sul proprio e cercare di valorizzare il vestito sicuramente è la cosa migliore, che viene apprezzata in quel caso allora da chi ti fa sfilare. Perché se chi adesso magari per la sfilata ti dice vabbè metteranno i costumi di o useranno i vestiti di, questo va bene, perché contemporaneamente si vede anche un po' la moda di un negozio, però di fatto quando dovesse essere invece che più alto livello, dovreste fare la sfilata che possono essere delle scarpe col tacco 19 e che ne so in qualche maniera, no? O con un vestito che può essere da sposa o anche da sera, allora in quel caso là sarà il vestito che vorrà vedere chi vi fa sfilare, quindi recepito? Sì.
Sì, hai fatto notare delle cose secondo me giuste, perché adesso cioè, a volte si tende appunto a pensare solo all'uscita, stare attento a come cammini, cioè, che a volte magari la semplicità forse paga magari di più, ecco, per loro un consiglio spassionato secondo me, forse perché noi siamo grandi, vediamo parecchie cose, come hai detto tu, i vestiti in una sfilata di moda, indubbiamente a volte guardiamo queste bellezze proprio etere che sembrano poi tutte uguali, ma proprio perché vogliono mettere in evidenza il vestito, non che mi pare che quando facciano le sfilate tipo Miss Italia siano vestite tutte con lo stesso costume, piuttosto che tutte con l'abito da sera nero magari, piuttosto che con colori diversi, forse giusto proprio, per non, certo, lì per accentuare la bellezza nella persona. Bravo. E non che non sia il vestito che fa la persona, ma perfetto. Esatto. Che poi sono loro che rendono anche il vestito magari più bello, perché è proprio cioè, la loro personalità che poi fa qualcosa, dà qualcosa in più. Allora, noi abbiamo sì e no un minuto. E che cosa vuol dire? Vuol dire che diamo un appuntamento dove? In Prato della Valle. Prato della Valle? Inizialmente. Inizialmente l'appuntamento è in via Matri della Libertà a Padova. Dove in che orario? Si inizia alle 15. Benissimo. Poi la prima tappa sarà a Prato della Valle. Quindi dove ci sono già le ragazze a bordo delle macchine. Sì, arriveranno già in a Prato bordo Lora. Delle macchine. Benissimo. Faremo una sosta di circa un'ora. Poi da là ci trasferiamo ad Abano, alle Terme. Perfetto. Tra l'altro c'è anche una nota, visto che quest'anno ricorre il centenario, noi saremo proprio di fronte all'Hotel Trieste Vittoria, che è una cosa, un piccolo dettaglio. Nella prima guerra mondiale c'era la sede del comando italiano del generale Diaz, che si può ancora visitare anche la stanza. Bene. Tra l'altro. Dopodiché, da lì ci spostiamo? Dopo da là finisce diciamo, l'evento delle macchine. Passiamo in un locale, questa volta invece di fare la passerella classica, andiamo su un locale brasiliano a Due Carrare e là ci sarà il concorso delle Miss. Perfetto. Andiamo a inquadrare di nuovo i nostri ospiti. Grazie per essere stati con noi. Noi cerchiamo di valorizzare gli ospiti, spero che ci siamo riusciti. L'appuntamento è, ovviamente, ci troviamo in Prato della Valle, ci troviamo per questa manifestazione, ma venerdì prossimo a Casa Caffè, comunque. Ciao, se qualcuno ha voglia passiamo anche in radio. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Buonasera.